Radio Colbe presenta L'Apostolo di Maria. Catechesi, interventi, testimonianze di Renato Baron, fondatore del Movimento Mariano Regina dell'Amore di San Martino di Schio. Buon ascolto. Intervento di Renato Baron presso il Monte di Cristo di San Martino di Schio del 25 dicembre 1998. Questa nostra via crucis natale che si sentono veramente della radio, vogliamo augurare ogni bene nel Signore e soprattutto una grande santità come la Madonna ieri sera auspicava a ciascuno dei presenti e a tutti quelli che sono nel Natale, che si sentono veramente edificati. Ecco, siamo in questo luogo anche stasera, giorno di Natale, essendo di venerdì, concludendo questa nostra via crucis. E ci pare, fratelli e sorelle, che sia un controsenso. Fino a questa sera abbiamo goduto, abbiamo festeggiato, abbiamo sorriso a questa giornata, ci siamo fatti gli auguri, questa notte è nato per noi un bambino e ci ha redenti tutti, ci ha edificati, ma soprattutto la Madonna disse ci ha fatti figli di Dio, figli suoi, figli di Dio. Ecco, questa giornata la terminiamo noi stasera qui in questo monte con quelli che sono in noi, con noi uniti via radio, con la preghiera della Via Cruci, col meditare la morte di Gesù dopo il suo patire. Sembra quasi un controsenso, ma noi non possiamo, fratelli, come cristiani, come cattolici, come credenti, fermarci solo al Natale. Purtroppo Gesù, ecco, sapendo che è nato e ci ha tutti salvati, ecco, permette che anche oggi ci siano delle persone che soffrono, molti sono morti oggi negli ospedali, nelle case, negli incidenti stradali, pur essendo Natale, e la sorte della nostra vita. Noi abbiamo voluto ricordare alla terza stazione, guardando quel presepio, la nascita di Gesù, ma vogliamo concludere sotto questa ombra di questa croce, ecco, la morte di Gesù, perché questa è la nostra vita, come la vita di Gesù. Verrà la Pasqua dopo il Natale in cui celebreremo, parleremo, pregheremo, mediteremo la morte di Gesù, la sua risurrezione. Noi stiamo andando verso la nostra risurrezione, ma proprio perché è nato Gesù, proprio perché è iniziato con questo giorno di Natale. Quindi lo scopo non è solo quello di farci gli auguri, di mangiare il dolce, il panettone, che è doveroso anche questo per quelli che lo possono, ma è anche altrettanto doveroso ricordare che la nostra vita non è modificata, il nostro patire non è modificato. Dio ci permette di patire, ci permette di offrire, ci permette anche la nostra santificazione in questa terra con le nostre sofferenze, con le nostre donazioni, col nostro lavoro. È una vita che Lui ci ha dimostrato possibile e sarà possibile anche per noi. Quindi ecco il significato del grande Natale. Signore, siamo con te. Gesù, tu sei nato per noi e noi vogliamo vivere con te, morire per te con te. Quando sarà il momento, quando il Padre, dice la Vergine, io messaggio, avrà deciso di chiamarvi, certo. Ecco allora, fratelli, non meravigliamoci
di questa conclusione di stasera con la Via Cruci. Signore, noi vogliamo essere consapevoli che la tua nascita ci ha sì salvati, ma ci ha anche accompagnati fino a qui e vuole accompagnarci fino all'ultimo giorno della nostra vita. Allora anche le nostre sofferenze saranno più leggere, perché lui ci porta con noi il nostro giogo, e il giogo diventa leggero. Ecco, ci aiuta con la nostra preghiera a sopportare le nostre sofferenze, i nostri dolori, ecco, i nostri disagi di tutti i giorni. La nostra vita di cristiani deve venire, insomma, più dolce, più sopportabile, ecco, in cammino con Gesù che è nato oggi nella grotta di Betlemme per tutti noi, per tutti gli uomini. Ecco allora il significato grande del Natale. Signore, ho capito chi sei, ho capito che sei venuto per me dall'aldilà, dalla pienezza, ti sei fatto piccolo nulla, nulla come siamo noi, perché hai voluto farci capire e da povero, da ricco che eri ti sei fatto povero per farci della tua ricchezza, cioè per renderci ricchi. E noi possiamo dire che con la venuta di Gesù siamo diventati tutti ricchi, perché possediamo non una casa, non una macchina, non un conto in banca, possediamo il regno dei cieli. Noi con la nascita di Gesù possederemo questo regno dei cieli, ma già da oggi è nostro, promesso da Gesù che morirà sulla croce, promesso da Lui e mantenuto dal Padre. Saranno tutti dove tu sarai, perché Gesù ha chiesto questo. Ecco allora, fratelli, auguriamoci il Buon Natale, ma ricordiamo oggi anche quelli che muoiono, quelli che soffrono, quelli che sono in difficoltà, quelli che patiscono la fame, quelli che sono contrari, che non conoscono Gesù, quelli che sono maltrattati, quelli che non possono gioire di questo giorno, di questo Natale che sarebbe per tutti, sarebbe, dovrebbe essere per tutti. Ecco allora, questo è il nostro augurio. Fratelli, camminiamo, non smettiamo di camminare, proprio perché Gesù è nato, si è fatto un uomo come noi, era Dio, si è fatto come noi, dobbiamo avere il coraggio di continuare a percorrere questa via crucis, oltre che la via cruci della nostra vita quotidiana. Signore, alla fine di questa giornata, di ogni venerdì, vogliamo essere qui con Te, ricordare che Tu ci hai redento, ricordare quanto hai sofferto poi non solo nel giorno della Tua nascita, ma poi sempre, continuamente per noi, fino a dare la Tua vita per ciascuno di noi. Ecco, fratelli, questa è la nostra fede, questo è il nostro cammino, che non deve smettere, non deve fermarci soltanto in quest'oggi di gioia, ma deve saper gioire tutti i giorni, anche quando le gioie mancano o vengono a mancare. Ma soprattutto dobbiamo imparare a ricordare i nostri fratelli, accorgersi di loro che stanno soffrendo, che stanno piangendo. Questa è la volontà di Dio. Sono venuto a dirvi che mi sono fatto povero per voi, per farvi ricchi. L'importante è crescere nella fede e essere nella pienezza con Dio un giorno, tutti nel suo cielo, nel suo regno. Questo è importante. E allora ogni sofferenza è più leggera, ogni dolore è sopportabile, e anche questo Natale ci ha dato un significato grande. Ogni anno deve darci sempre un più grande significato. Ecco, abbiamo dato una spinta alla nostra fede oggi per crescere ancora di più, cioè gioire oggi, domani, dopodomani, finché verrà ancora un altro Natale l'anno prossimo. Signore, se Tu vorrai che ci siamo qui con Te, ricorderemo ancora queste cose per andare avanti un altro anno, finché Tu vorrai. Grazie allora a tutti voi che avete stasera voluto con noi percorrere questo tragitto della Via Crucis per ringraziare il Signore che è nato e che ha dato tutto per noi. E ricordando tutti gli ammalati, ricordando tutti i nostri radioascoltatori che sono con noi in collegamento, dicendo a tutti loro: andiamo avanti insieme. Buon Natale e buon proseguimento. Facciamo anche i nostri fratelli di lingua tedesca un augurio di buon Natale. Wir begrüßen die deutsch sprechenden Bilder und wünschen ihnen eine ganz gnadenreiche Weihnacht.